Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Francesca Osterlund e sono la prima YouTuber GOT nella piattaforma di YouTube Italia. In questo nuovo video affronteremo di nuovo un altro GOT style, un altro tipo di abbigliamento gotico molto famoso nella scena. Parleremo di Cyber GOT. Allora, il Cyber Goth è un movimento che è nato all'incirca verso l'inizio degli anni 90. È nato con la scena rave, con la scena musicale dance. Il Cyber Goth ha preso subito molto piede nella community ed è comunque molto molto amato nella scena. Anch'io parecchie volte ho indossato abiti Cyber Goth e ho fatto anche un video che si chiama Come indossare i Cyberlux, che ve lo lascio qui in alto nella descrizione se volete poi andarlo a vedere a fine video. Ma andiamo un attimino quindi a capire qual è l'outfit tipico del Cybergoth, perché poi alla fine questi video si concentrano più su spiegare i vari stili a livello di abbigliamento, perché ecco, diciamo che vogliamo approfondire proprio questo tipo di tematica. Quindi abbiamo già parlato che i cyber sono nati negli anni 90, che hanno questo atteggiamento futuristico, ma andiamo a vedere e a capire qual è l'outfit. Allora, sicuramente bisogna parlare che, essendo una tipologia di outfit futuristico, avrà bisogno anche di tessuti futuristici. Quindi qui parliamo di tessuti sintetici, i tessuti sintetici come latex, PVC, abbiamo abiti con circuiti stampati, abbiamo abiti con simboli del biohazard e abbiamo comunque anche, non so, abiti con vari tipi di fantasie che comunque ricordano il futuristico. Io ho preparato due o tre foto da farvi vedere sul cellulare, sul mio cellulare, per farvi vedere all'incirca com'è comunque un outfit Cybergoth, ma prima voglio comunque farvi un riassunto. Allora, iniziamo con la testa, con i capelli. Assolutamente nei capelli vengono sempre indossati i Cyberlux. I Cyberlux sono dei tubi colorati che vengono già preparati in anticipo. Infatti, come vi dicevo prima, andate a vedere il video per vedere come si indossano i Cyberlux. Vengono messi nei capelli e questi cadono addosso nella figura. Poi vi farò vedere meglio anche attraverso le foto. Poi abbiamo occhialini da saldatore, sempre in testa, che sono molto molto importanti. Anche questi ve ne sono vari tipi. Abbiamo anche le maschere antigas, che sono molto molto importanti, anche queste sono molto interessate perché sono molto colorate. Ci sono poi, adesso poi dei colori ne parliamo comunque dopo. Quindi abbiamo le maschere antigas. Poi un altro elemento molto fondamentale nell'outfit Cybergoth sono le calze strappate. Ecco, le calze strappate sono un filo conduttore di molti stili goth. L'abbiamo visto nel trade goth, l'abbiamo visto nel death rock e adesso lo rivediamo nel cyber goth. Quindi calze strappate a go-go. Anche qui ovviamente non abbiamo look solo nero, ma abbiamo altri tipi di colori, ma andiamo a vedere poi dopo. Quindi calze strappate, abbiamo detto. Abbiamo per le ragazze, ma anche i ragazzi, i corsetti. I corsetti sono molto importanti, possono essere anche questi di vari colori. E poi abbiamo, non so, anche degli shorts, sia per ragazze che per ragazzi. Oppure per gli uomini abbiamo dei gilet che spesso hanno comunque delle applicazioni in metallo nel davanti che possono ricordare più o meno i giubbotti antiproiettili. Poi abbiamo sia che per le ragazze che per i ragazzi i fluffy, che sono praticamente degli elementi che vengono messi, diciamo delle specie di scaldamuscoli pelosi che vengono messi praticamente sotto il ginocchio e arrivano fino a terra, quindi coprono tutta la metà della gamba. Le fluffy si possono mettere anche come bolero, quindi abbiamo anche queste pellicce ecologiche molto molto pelose. Un altro elemento fondamentale nel
Look Cybergot sono le scarpe. Anche qui abbiamo le Demonia che vanno per la maggiore, poi abbiamo anche le Buffalo, abbiamo anche altri tipi di scarpe stile sneakers. Ovviamente la cosa importante è che abbiano la zeppa, ecco, la zeppa è un elemento molto fondamentale. Quindi le Demonia ha prodotto una marea di scarpe Cybergot, veramente ce ne sono un'infinità di vario tipo e sono veramente fantastiche. Abbiamo Demonia con circuiti stampati, abbiamo Demonia con tubi fluorescenti, abbiamo Demonia di un unico colore fluo, abbiamo un sacco di scarpe. Nelle Demonia offre veramente un vasto sortimento proprio per il Cybergot, ma non solo per loro. E quindi gli accessori li abbiamo già visti più o meno, quindi occhiali da saldatore, abbiamo i Cyberlux che comunque vengono considerati sempre accessori, le maschere antigas che sono molto molto importanti, abbiamo choker, anche qui choker non sempre sono di metallo, ma abbiamo choker di plastica fluorescenti. Quindi le borchie sono di plastica, non sono di metallo. Quindi abbiamo visto che comunque tutto l'outfit è composto comunque da elementi futuristici. Quindi i colori, dicevamo, i colori spesso sono fluorescenti. Abbiamo il verde, abbiamo il rosa, abbiamo il fucsia, abbiamo il giallo, abbiamo un sacco di colori nel Cybergot. Abbiamo anche il blu anche mi è usato tantissimo. E questo mischiato col nero rende il tutto comunque molto interessante. Per quanto riguarda le borse, anche qui si può variare. Abbiamo borse con stampati insetti, proprio borse a forma di insetto, oppure abbiamo comunque borse futuristiche che possono essere borse di plastica, di tessuti di plastica, in PVC o anche in altro, non nero, ma anche in altri colori. Una brand molto importante che voglio citare è Cyberdog, perché è una brand molto importante che tuttora produce abbigliamento rave molto molto interessante. Quindi se non la conoscete vi invito a andare a vedere il loro sito. Ma ora voglio farvi vedere le foto per farvi capire meglio come può essere un outfit Cybergoth. Quindi andiamo a vedere attraverso, ovviamente ve lo faccio vedere attraverso il cellulare. Allora, qui abbiamo una foto con un ragazzo e una ragazza con un outfit tipicamente Cybergoth. Ovviamente questa foto loro sono vestiti total black. Quindi vediamo la ragazza che indossa, in questo caso indossa dei dread, non indossa dei Cyberlux, perché comunque si possono anche mettere i dread. Lì va ovviamente a vostro gusto e a vostra scelta. Quindi abbiamo lei con questo, con la mascherina, vedete gli occhiali da saldatore, abbiamo il choker, qui abbiamo un corsetto in PVC, minigonna, calze strappate e demonia. Per quanto riguarda lui, anche lui ha mascherina, occhiali da saldatore, dread, abbiamo questi guanti borchiati, anche lui indossa un corsetto e una maglia a rete trasparente e questi pantaloni in PVC e anche lui indossa demonia, quindi più o meno all'incirca avete visto che questo è un classico esempio per un outfit Cybergoth Total Black. Per quanto riguarda i Cyberlux, ecco, questo qui è un esempio dei Cyberlux. Quindi in questo caso abbiamo dei Cyberlux verdi e neri. Ci sono vari tipi di Cyberlux, vari colori, sono molto interessanti i Cyberlux perché potete trovare i tubi in vari colori, in varie stampe. Anche qui vediamo che la ragazza ha gli occhiali da saldatore con simbolo del Biosar. Abbiamo questi Cyberlux, abbiamo il corsetto, sempre in PVC, abbiamo questi guanti molto interessanti che presentano una stampa a forma di ragnatela fluo. Quindi abbiamo un elemento gotico trasformato però in fantascientifico. Quindi questo è molto interessante. Abbiamo le calze strappate. E abbiamo anche il make-up. Ecco, parliamo di make-up. Per quanto riguarda il make-up Cybergoth, questo è un classico esempio. Quindi abbiamo tonalità scure, che possono ricordare comunque il goth, quindi un classico trucco goth, ma con inserti fluo, come il verde acido, che è un colore molto importante nel Cybergoth.
Quindi questo è anche un classico esempio di make-up cybergoth. Ma andiamo avanti. Ecco qui abbiamo un altro esempio sempre di outfit cybergoth. In questo caso volevo farvelo vedere proprio i fluffy, vedete? Che sono questi scaldamuscoli pelosi che vengono messi proprio sotto il ginocchio e arrivano fino a coprire tutta la scarpa quasi. Infatti spesso vengono venduti molto lunghi proprio perché c'è la previsione che tu li metti sopra l'eudemonia. Calze strappate, qui abbiamo degli shorts, abbiamo un top, quindi questo è proprio il classico abbigliamento top shorts e sono proprio il classico abbigliamento diciamo da dance rave. E poi abbiamo sempre calze strappate, quindi anche qua abbiamo la presenza di Cyberlux e questo trucco tipicamente goth, ma la ragazza presenta comunque anche nel suo trucco degli inserimenti di verde acido, che come ripeto è molto interessante, e poi gli occhialini da saldatore. Adesso andiamo a vedere un outfit tipicamente maschile, che è questo. Come vi dicevo, questi giubbotti che indossano spesso i ragazzi presentano davanti degli inserti in metallo. Questi inserti in metallo sono posizionati qui davanti, possono ricordare comunque i giubbotti antiproiettile. Poi abbiamo dei pantaloni con dei bondage e anche comunque i guanti con i bondage grigi. Abbiamo questa maschera antigas, anzi abbastanza vistosa, e abbiamo anche qui gli occhiali da saldatore e Cyberlux. In questo caso l'abbinamento è grigio e nero, quindi anche il grigio sta perfettamente, va benissimo con l'outfit Cybergoth. Quindi abbiamo visto quali sono le linee più o meno basi per un outfit Cybergoth. Ovviamente ci sono mille altri modi di combinare gli outfit, poi ognuno ha il suo proprio gusto, ma queste più o meno sono all'incirca le linee base per un stile cybergoth. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, se volete comunque provare a iniziare a indossare un determinato stile, vi consiglio sempre prima di informarvi ancora meglio, poi dopo di iniziare a provare a indossare lo stile. Ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a condividere il video con i vostri amici, con chi potrebbe essere interessato, invitarli a iscrivervi al mio canale e se voi non avete ancora fatto l'iscrizione, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere le notifiche. Io vi mando un bacio e vi rimando al prossimo video. Ciao e grazie!